Che arriva e si chiama Jacopo Nardiello. Eccoci. <ride> e Jacopo lavora in questa azienda qui, Sigap, e non solo perché l'ha anche fondata. E mentre eh, configuri e eh, aspettiamo di vedere le slide. Due considerazioni al volo, quindi quando ci sei mi fai un cenno, Jacopo. Uh -huh. eh, la prima, dicevo che tre anni fa ero qui. Eh, in realtà era un mondo molto diverso. Quindi, questa è la prima considerazione. Non voglio ripercorrere questi tre anni come sono andati, ma solo appunto ma anche per introdurre quello di cui parlerà Jacopo. La prima cosa che ho imparato io è che eh, sono cambiato, sono cambiato e non perché sono stato chiuso in casa, ma perché è cambiato, e credo che sia cambiato anche il vostro rapporto con l'informatica. Al di là di tutto, probabilmente tre anni fa, la stavate vivendo in un modo diverso, anche solo logisticamente, andare, non andare in ufficio, lavorare con degli strumenti o no. E la seconda è che è cambiato il mondo. Ero qui fuori con Gabriele Santomaggio, prima e che è un altro speaker che ci farà. Un talk dopo la pausa, parlerà di tutt'altro. Una signora che eh, ha una conferenza qui vicino, si è di fianco a noi, ci dice: Cosa fate? Noi diciamo, Siamo informatici. E lei ci guarda e fa: Allora abbiamo bisogno di voi. <ride> Tutti hanno bisogno di noi, replica Gabriele. E forse è così, perché tante aziende stanno cambiando il loro modo di lavorare. Lascio la parola a Jacopo, che appunto ci racconta una storia. Di non un'azienda a caso ma della sua esperienza per cui questa è una storia che ha a che fare con il software ma anche con le persone per cui godetevi container day parto con la parte tecnica mi sentite lo sospettavo funziona mi devo avvicinare aspettate pronto prova 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 forse così ok Scusate, sono un noob dei microfoni. Ok, adesso? Molto meglio. Okay. Allora, ehm, partiamo due parole su di me. Eh, io sono Jacopo Nardiello, sono appunto il fondatore di, di Sigap. Ehm, una delle cose che ha accennato Fabio prima è che correva l'anno 2016 quando è stata fatta la prima... Uh, la, la, la prima sessione diciamo di Container Day e non so se è bello o brutto da dire però io c'ero <ride> okay. è da parecchio che, che lavoro nel mondo Kubernetes, Cloud Native in generale a me non piace parlare di Kubernetes è meglio parlare di Cloud Native perché in realtà è un ecosistema, è una community cioè dietro c'è, ci sono tanti, tanti concetti um, la mia carriera io sono un tecnico quindi e mi piace pensare di essere ancora un tecnico, anche se in realtà adesso sono più un venditore di tappeti. Um, però nasco come tecnico, nasco come programmatore, nel tempo entro nel mondo DevOps e tutto quello che è automazione di infrastruttura, più per passione che non per altro, perché non era una figura ben definita, cioè c'era, esisteva già, però era ancora un pochino, non era tanto chiaro che cosa dovesse fare, facevo un po' di tutto, ok? Um, quindi mi sposto sul mondo dell'automazione di infrastruttura finché eh, nel 2015, più per caso che non per merito, inizio a lavorare con Kubernetes. Inizio a lavorare con Kubernetes dove, in un'azienda che si chiama Spreaker, magari la conoscete, magari no, e io la cito sempre perché per me è stato un momento pivot, nel senso che Spreaker, team piccolo, grossa challenge sul mercato, tanti utenti, bisognava spingere tanto sull'automazione, correva l'anno 2015. Era l'anno in cui sì, gli orchestratori iniziavano Docker, c'era, si capiva che era il futuro con un piccolissimo problema, con un ma. E il ma era come cacchio lo metto in prod. Quindi bellissimo, fighissimo, mi faccio i miei container, ma poi com'è che li faccio a rannare? E questo è um, vagamente importante, perché? Perché se la risposta è mi installo Docker in prod e faccio Docker Compose Up, Bene, ma non benissimo, perché perché ci sono delle premesse diverse dietro a tutto quello che è il mondo ephemera, il container e via dicendo. Comunque, inizio a lavorare appunto su Kubernetes nel 2015 e 2015-2016 andiamo in prod, facendoci il segno della croce, al tempo non c'era tutto quello che c'è oggi, quindi i cluster si provisionavano con cubeapp.sh e se qualcuno si ricorda di questo fantastico shell script bella, allora capisci, capisci il mio, la sofferenza. Comunque questo qui è mio figlio e lo metto perché, perché è carino. E, va bene, um, subito dopo Spreaker ci tengo a, ci tengo a citarlo, nasce Sigap e Sigap nasce proprio con l'obiettivo di aiutare le aziende nell'andare in prod con Kubernetes. Okay? Um, lavori col primo cliente, lavori col secondo cliente, quando arrivi al decimo inizi a capire che i pain sono sempre gli stessi, inizi a capire che le challenge sono sempre le stesse, e cioè che un, ognuno si deve implementare tutto lo stack cloud native from scratch, e da lì nasce la nostra distribuzione, ve la cito, poi dopo in realtà non ne parlerò più durante il talk, perché non è, non è un talk commerciale, però noi oggi manteniamo una distribuzione indipendente Kubernetes, quindi se vi piace e volete capire di più rispetto a quello che facciamo, Abbiamo fuori il banchetto e mi trovate lì. La cosa che ci tengo a dire è questa, scusate, prima che cambio slide entro nel, nel vivo del talk. Eh, CNCF. Immagino sappiate tutti cos'è la CNCF. Ok. Io sono un CNCF ambassador. Questa è una cosa a cui in realtà tengo particolarmente. Perché? Perché lavoro con la CNCF ormai da tantissimi anni, da quando eravamo 200 persone. Adesso non so quante persone ci sono sullo Slack della CNCF. Però perché la cito? Perché... In realtà vivere questo ecosistema senza vivere la CNCF è praticamente non viverlo, ok? E quindi vi invito ad approfondire quali sono gli eventi della CNCF, vi invito ad approfondire come potete fare contribution sulla com community. Fare contribution CNCF non vuol dire per forza scrivere codice. ok? Questo ci tengo, ci tengo a dirlo, anzi, la parte di cultura, la parte di persone è quella più importante. E quindi anche se non siete strettamente tecnici. C'è la possibilità di contribuire. Prima di partire, in realtà, la, volevo farvi una domanda. Chi di voi è un tecnico? Se mi alzate la manina. Perfetto. C'è qualcuno che non è un tecnico? Qualcuno c'è. Uh, c'è qualcuno che è un manager, gestisce persone. Ok. Allora, questo talk non è tecnico innanzitutto. Questo non è un talk sui container. Sorry. Okay. Perché? Perché in realtà noi quando parliamo di container, quando parliamo di DevOps, quando parliamo di automazione infrastrutturale più ad ampio spettro ci focalizziamo sempre su due aspetti. Cioè il tecnico e si focalizza sull'aspetto tecnologico è corretto che sia così nel senso che qual è lo stack più figo che posso adottare qual è il tool più bello che posso adottare qual è il vendor a cui posso sacrificare la mia anima e via dicendo quindi verticale tecnico benissimo c'è poi invece il manager il manager dice cacchio ma devo comprare qualcosa perché perché quello è il mio lavoro e quindi si mette lì software selection mica software selection e il focus è Qual è il tool che risolve tutti i problemi della mia vita che posso comprare? In fondo nell'anima sanno che in realtà stanno adottando semplicemente un altro layer legacy. Ok? Layer su layer su layer perché l'informatica in azienda è fatta così. Però il focus è che cosa devo comprare. Ok? Questo talk serve a unire le due anime, cioè per me è importante non focalizzarsi sull'aspetto tecnico, perché quello avrete otto speech dopo questo, che faranno quello in maniera verticale, e voglio far capire che la parte di compro non è sufficiente, non si fa tecnologia così. Ok? E quindi qual è il punto di ingresso, qual è il collante? Questo talk serve a fare proprio quello. Quali sono le cose importanti su cui focalizzarsi e dove c'è il valore fondamentalmente? Va bene, ne abbiamo già parlato. Partiamo dal presupposto, partiamo da un, dal punto di partenza. Il punto di partenza è che oggi ovviamente ogni azienda è una software company. Penso che questo lo sappiamo, lo sappiamo tutti quanti. Quindi ogni azienda oggi ha una sola challenge. Le banche non servono più per tenere i soldi in cassaforte, l'oro in cassaforte, servono per erogare servizi. Eh, le aziende che fanno insurance, idem. Le aziende che fanno manufacturing, idem. Perché? Perché devono raccogliere dati, ottimizzare la produzione e via dicendo. Quindi in realtà per noi adesso l'aspetto, partiamo dal perché, perché siamo qui, perché esistiamo, perché facciamo il lavoro che facciamo. E ovviamente questi sono i motivi, ovvero dobbiamo far evolvere il business, questa è la cosa in assoluto più importante, dobbiamo aumentare la capacità di sviluppo di chi scrive software, questo è il nostro, è il nostro ruolo di, di uomini di infrastruttura. Aumentare quindi velocità di rilascio, time to value, time to market. E, Abilitare in realtà l'organizzazione a fare governance. Questo è uno degli aspetti più, più grossi e importanti che ci sono. Cioè, quando inizio ad avere tanti workload sparsi su tante macchine, in tanti ambienti, com'è che faccio ad avere un minimo di controllo? Eh, eh, è complicato. E ovviamente, aumentare, aumentare, avere una capacità di reagire agli incident, pianificare per il fallimento, perché il fallimento prima o poi accadrà. Non è una questione di se, è una questione di quando. Della serie, neanche Amazon va mai giù. Anzi, Amazon va giù una volta ogni morte di Papa. Perfetto, martedì prossimo. E quindi, <ride> cosa facciamo? Okay? Quindi, questo è il motivo per cui esistiamo. Questo, questi sono gli obiettivi attraverso, verso cui la nostra organizzazione si deve orientare. Serve per fare bene queste cose. Partiamo da quelli che sono i, vari, diciamo, i diversi modelli organizzativi che noi, storici. Storici, cosa vuol dire? Che vengono universalmente riconosciuti, che sono facili da spiegare, che se vi chiedo come ne interpretate uno, come ne interpretate l'altro, lo capite subito. Partiamo dal modello tradizionale. Il modello tradizionale, indovinate un po', ci sono le varie factory applicative, quindi chi scrive il software che a un certo punto si trova a dover andare in prod. Prende, apre il suo bel ticket, dietro c'è fantastica operation. Che si prende il ticket e ti crea la macchina, ti distrugge la macchina, ti crea le regole del firewall, ti, ha, ti, crea, ti fa le aperture e via dicendo. C'è però, però, e questo modello è il modello tradizionale, fin qui, fin qui direi che ci siamo. Penso che sia chiaro più o, meno, più o meno a tutti come penso che sia chiaro a tutti quali sono i limiti di questa organizzazione, ma adesso li vedremo. C'è poi invece il modello DevOps. Il modello IEA, yeah, cioè che cosa vuol dire? Sì, noi siamo factory applicativa, noi vogliamo essere totalmente indipendenti, totalmente autonomi nella gestione dell'infrastruttura perché noi vogliamo gestire end-to-end -end e, e quindi prendiamo e provvigioniamo infrastruttura direttamente tramite i nostri gruppi, i nostri gruppi DevOps. Partiamo da, facendo un po' di considerazioni sul modello tradizionale. Quali sono i, i con, cioè quali sono le cose che non vanno bene di questo modello, ovviamente? Tutto è manuale, spesso tutto è manuale. Se scendo va bene, o devo stare per forza sul. Devo stare qui? Scusate, ok, stavo per scendere. Ehm... Ah, perché così. lo vedo qui. Ah, tutto è manuale, ok, niente di nuovo sotto il sole, nulla è riproducibile. Anche qui penso niente di nuovo sotto il sole, quindi faccio tutto a manazza, faccio le mie aperture a manazza, faccio il patching dei sistemi a manazza e via dicendo. Tutto è un ticket, quindi tutto è unplanned work. Ti apro il ticket, reagisco al ticket e soprattutto non c'è cultura di sviluppo. Nel mondo operation tradizionale non c'è cultura di sviluppo, non c'è cultura d'automazione, o meglio, c'è un minimo di cultura d'automazione fatta a bescioni okay, e, e poco di più. Um, questo è quello che chiaramente sono i vari aspetti su cui tutto il movimento DevOps di cambiamento si è basato negli ultimi 15 anni. Quindi tu devi fare e devi cambiare perché? Perché per tutte queste cose? Perché la tua company velocity non è bella, non va bene. Um, ma c'è un grosso ma. Quali sono i pro di questa organizzazione? Perché questa invece è la parte... Che io vedo che non viene mai discussa, neanche nel mondo cloud native, CNCF, cioè noi che siamo il nuovo, non ne parliamo mai. Questa organizzazione ha dei pro, e ve lo dico io che, ne, che di pro ne ha, e come se ne ha. Ovvero, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di conoscenza. Lì sotto ci sono dei sistemi che richiedono un livello di conoscenza molto basso. Sapere come andare a ottimizzare le query sul Postgres. Sapere come funziona il modello di availability del database, sapere come funziona il collegamento dell'F5 con eh, i tuoi server, sapere come funziona la distribuzione del traffico BGP. Queste sono cose che richiedono una conoscenza molto di basso livello, che quelle figure professionali hanno. E quindi, qui lo dico, qui lo nego, a volte i silos vanno bene. Perché? Perché sono dei silos di conoscenza. Ok? Questa cosa la dico, dopo non mi inviteranno mai più a nessuna conferenza, però la dico perché? Perché ne sono convinto. E questo è l'aspetto che viene spesso totalmente ignorato. Noi andiamo verso il DevOps, facciamo DevOps, bella, e poi? E poi c'è gli sviluppatori che muoiono. Uh, uh, uh. Perfetto. Passiamo al, al modello DevOps. Quello moderno, quello bello, quello che tutte le organizzazioni vogliono. Vogliamo introdurre un alto livello di automazione, vogliamo aumentare la velocity short term, perché long term poi ne parliamo. E voglio avere una forte ownership sui sistemi che girano in prod. E que tutte queste cose sono vere: nel senso che lo sviluppatore è quello che conosce il sistema che deve girare e quindi sa perfettamente poi se ci sono problemi dove andare a mettere le mani. Ok? Ma anche qui. Parliamo degli aspetti negativi di questa organizzazione, perché non ne parliamo mai. Quali sono gli aspetti negativi? Quelli che, noi abbiamo, quelli che io negli ultimi dieci anni ho visto succedere sempre, cioè sono sistematici. Questa roba funziona molto bene per le piccole organizzazioni, per le grandi organizzazioni. Grandi, quando superi le 10 persone, le 20 persone, succedono quelle robe lì. Ovvero hai l'effetto orda. Che cosa intendo io con effetto orda? Intendo che inizi ad avere frammentazione che ti esplode in faccia. Perché? Perché ognuno di quei gruppi lì è indipendente, quindi loro vanno. Loro fanno quello che la loro factory applicativa, quello che il loro team di sviluppo ha bisogno. Okay? Hai, e questa è la cosa forse più importante e drammatica, un'allocazione del tempo dei tuoi sviluppatori che è totalmente inefficiente. E di questo, by the way, ne soffriamo anche noi, eh? chiedete a Claudio, che è seduto lì in prima fila. <ride> Cosa intendo? Intendo che tu hai degli sviluppatori che spendono tanto loro tempo a gestire infrastruttura, a ricoprire in parte o in tutto il ruolo del DevOps, fanno lavoro di infrastruttura e non a lavorare sul tuo prodotto. E il tempo degli sviluppatori è la risorsa più scarsa che c'è in azienda. Ok? Ultimo, ma non ultimo, developer burnout. Cioè, che cosa vuol dire? Che noi come sviluppatori, quando c'hai della roba che non conosci, cioè non, non possiamo sapere tutto di tutto, è impossibile. E quindi, quando c'è roba che non conosci, cosa fai? Ti metti lì e te la studi. Perché siamo tutti amanti dello studiare. Bene, figo. Il problema qual è? Il problema è che poi quella roba te la devi mantenere in prod. E quindi, e quindi poi, dopo hai delle persone che iniziano a dire: Ok, bisogna andare in prod, alzo le mani, non posso sapere tutto di tutto. Arrivi a un certo punto che la complessità esplode. Quindi, qual è la soluzione? Visto che parliamo di cioè, l'obiettivo di uscire, diciamo, di questo talk è farvi uscire con, con un int, con un qualcosa da approfondire, quantomeno. Ovvero iniziamo a introdurre il concetto di platform engineering. Okay? Cos'è il platform engineering? Platform engineering è l'unione dei due modelli. <ride> ok? Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che io continuo ad avere i miei DevOps, continuo ad avere un layer di specialisti che mi gestisce l'infrastruttura di basso livello, ma, ma cambio qualcosa. Cambio qualcosa rispetto al modello tradizionale e cambio qualcosa rispetto al modello orda. Ok? Che cosa cambio? Cambio il come consumo l'infrastruttura. Cosa vuol dire. Cambiare il modello di consumo dell'infrastruttura vuol dire che mi spingo verso un modello che è self-serve, quindi io devo abilitare i miei team applicativi a approvvigionarsi i pezzi che gli servono. Okay. È automatico. Ma secondo dei verticali che comunque vengono gestiti da specialisti. Che è un po' il lavoro, tra virgolette, del cloud provider. Era una volta il lavoro del cloud provider quando il cloud provider era, era facile. Oggi, cioè, oggigiorno vai su AWS Altro che specialista devi essere, ok? Perché tra YAML, network, VPC, devi sapere che cosa fai, ok? Una volta c'erano solo le stanze c 2 ti tiravi sul network, ci sbattevi dentro un po' di stanze e bella lì, ok? Oggi non è più così. E quindi iniziamo a introdurre quello che probabilmente a mio avviso diventerà la nuova eh, il nuovo Holy Grail, quindi il nuovo riferimento di dove stanno andando le infrastrutture, ovvero appunto il concetto di platform, di piattaforma. Il concetto di piattaforma fa sì che all'interno di un'organizzazione vengano a crearsi tre ruoli. DevOps, DevOps sono gli omini che lavorano vicino all'applicazione, ai team applicativi e mettono in condizione i team applicativi di rilasciare. Abbiamo gli SRE, conoscete più o meno immagino il concetto, Introdotto a Google nel 2015-2016, molto verticale sulla parte di Run, quindi ho degli applicativi che devono girare, come li faccio girare bene, come ho un minimo di visibilità di quello che succede, come reagisco in caso di incident. Introduco però un nuovo concetto che appunto è quello di piattaforma. Il concetto di piattaforma che adesso si chiama Internal Developer Platform, quindi se iniziate a leggere diciamo, dell'argomento vedrete che si parla di IDP. Cos'è? È il nostro layer di astrazione rispetto all'infrastruttura sottostante, quindi è quel team che si occupa di creare l'infrastruttura, di creare le astrazioni che servono ai miei team di sviluppo, perché questi siano astratti dalla complessità di quello che c'è sotto. Ok? Quindi io, team di piattaforma, ti espongo il fatto che tu deploy un applicativo. Che cosa succede dietro quell'applicativo? Non, non è un tuo problema. Ok? Ci può essere dietro Terraform, ci può essere dietro Kubernetes, ci può essere dietro qualcos'altro, non è importante. Quindi questo modello è il modello che unisce i benefici di tutte le realtà. Ovviamente è un modello che va bene per realtà medio-grandi, non è un modello che può funzionare per realtà. Cioè se hai un'azienda di tre persone, ovviamente non è, non è di quello di cui stiamo parlando. Qui stiamo parlando di team. E di organizzazioni che, che iniziano ad avere una certa dimensione. E una cosa che, che, che tengo a, a citare, perché in realtà con alcuni clienti ne abbiamo parlato ormai più di un anno fa, e lo stanno facendo veramente e secondo me funziona molto bene, è il concetto di chapter DevOps cross funzionale. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire comunque creare un team di DevOps, e i DevOps tendenzialmente sono vicini agli applicativi, giusto? Quindi fanno parte in una maniera o nell'altra del team applicativo. Il risultato è però che tu hai tanti silos dove ognuno bada la propria applicazione e, e poco altro. È bene tutte queste persone metterle insieme in una struttura. Questa è una piccola nota a parte, io la lascio lì e poi vedete se può essere, se può essere utile oppure no. Questo è il momento in cui arrivano i venditori. Quando la tua organizzazione capisce che effettivamente il modello a piattaforma è quello che, verso cui si sta andando, e notate bene, ormai è Dieci anni, dieci anni, dieci anni no, otto anni che c'è Kubernetes, dal giorno zero si è capito che Kubernetes poteva essere, cioè il valore di Kubernetes era quello di crea, abilitare le aziende a crearsi la propria piattaforma, quando si arriva a capire che il modello piattaforma è effettivamente quello di cui un'organizzazione ha bisogno, lì arrivano i venditori, arrivano i vendor che ti dicono: eccomi sorriso scintillante, compra la mia fantastica soluzione, io ti vendo. La piattaforma definitiva, così ti prendi e ti implementi, la puoi utilizzare e ho risolto tutti i tuoi problemi. I tecnici vedono un bell'oggetto, perché comunque parliamo di roba bella, cioè parliamo tecnicamente di cose valide. Il manager dice, ah bella, posso comprare il tool e ho risolto tutti i miei problemi, presente gli ultimi dieci anni di layered cacca, risolvo, ok? E purtroppo non è così che funziona. Parliamo di Kubernetes, facciamo un attimino una parentesi, lasciamo perdere un attimo. Finora abbiamo parlato di piattaforma, e io questa è una cosa che dico sempre in tutti i talk che faccio. Qual è il valore di Kubernetes? Perché Kubernetes è importante? È una domanda vera, se qualcuno mi vuole rispondere, in realtà c'è scritto, ovviamente. Il valore di Kubernetes non è l'automazione, il valore di Kubernetes non è il mi creo il mio pass. Il valore di Kubernetes non è l'autoscaling, non è i deployment. Il valore di Kubernetes è, a mio avviso, ovviamente qui sono tutte opinioni, eh? cioè, quindi se dopo ci vogliamo confrontare su queste cose io sono super contento. A mio avviso è il fatto che ti espone un'interfaccia coerente. Quindi ti espone è stato il primo tool che ti espone un'API, in realtà non è stato il primo, è stato il secondo. Però è stato il primo tool open che ti espone un'API coerente attraverso cui puoi Consumare infrastruttura. C'è soltanto un problema con Kubernetes, e cioè che è di basso livello. Quindi Kubernetes è un oggetto, viene definito il kernel del cloud e c'è cioè un motivo. Ok? E quindi non, non ci si può, perché l'ho messa questa slide? Perché non ci si può illudere che dico io mi implemento Kubernetes, lo espongo agli sviluppatori, è bella. Ok? Perché quando parliamo di piattaforma parliamo di una cosa leggermente, leggermente diversa. Però il punto qual è? Il punto è che Kubernetes è stato il primo oggetto che, che, che i vendor hanno preso, noi inclusi, hanno pacchettizzato e hanno detto vai, compra il mio, il mio oggetto che ti risolve tutti i problemi, fai lavorare i tuoi sviluppatori per implementarlo, portati a casa una complessità della Madonna e, e risolvi tutti i tuoi problemi. Il problema qual è? Che non risolvi tutti i tuoi problemi. E cioè, quando parliamo di piattaforme in realtà parliamo di molto più rispetto ai container. Okay? Quindi quando parliamo di piattaforma parliamo di container sì, ma non solo container. C'è tutto un pregresso, cioè se non sei una startup che è partita l'altro ieri, hai le VM, banalmente. Hai dieci anni di roba che si è stratificata, com'è che fai a gestirla quella cosa lì? E il tema e il concetto: il tema e il concetto è proprio quello di, di piattaforma è legato al fatto che tu diciamo all'interno del tuo mondo piattaforma devi creare dei modelli di utilizzo che vadano a coprire tutti i tuoi casi d'uso, non solo i container. Ok? Quindi il tuo team di piattaforma non si deve focalizzare sulla parte tecnologica, si deve focalizzare su dire ok, i miei fantastici team di sviluppo che hanno tutto il loro marasma da gestire, di che cosa hanno bisogno? Come faccio a creare delle astrazioni che servono a loro, che gli permettono di implementare quello che gli serve, che sia VM che sia container o che sia qualsiasi altra cosa. Potenzialmente posso creare una strazione su un SCP che mi copia un jar. Ok? E in realtà ti sei già portato a casa il tre quarti del valore. E, quindi che cosa significa? Significa che tutti quei vendor che arrivano a venderti piattaforme general purpose che ti dicono comprati questo e risolvi tutti i tuoi problemi, in realtà non stanno dicendo la verità, stanno dicendo soltanto metà della storia. E, e qui entro su quello che è il concetto, a mio avviso, più importante, e cioè quello che voi vi dovreste portare a casa, da, vorrei che vi portaste a casa dal mio talk, e cioè il concetto che in realtà il nostro lavoro non è tecnico, il nostro lavoro è un lavoro di comunicazione verso i nostri clienti, in cui noi dobbiamo prendere e andare a identificare quelli che sono i golden path. Cosa sono i golden path? Sono i modelli di utilizzo, sono il che cosa serve al mio team applicativo per andare veloce. E io come organizzazione, il vostro lavoro, il nostro lavoro è quello di dare dei confini a questa cosa. Quindi dire, ok, tu devi prendere, devi andare in prod con il tuo jar, devi andare in prod con PHP, devi andare in prod con il tuo applicativo, la single page application in, in node, dimmi che, di che cosa hai bisogno, che io ti costruisco l'automazione on top. Poi sotto ci può essere Kubernetes, ma potrebbe non esserci Kubernetes, potrebbe esserci anche qualcos'altro. E quindi Golden Path non è per reference, non è un concetto che ho inventato io, okay? Arriva dallo Spotify model, eh, tutto quello che è legato al mondo. Ehm, al mondo, come si chiama il progetto, il progetto del, di Spotify backstage e via dicendo, okay? cioè non è una roba che, che mi sto, sto inventando, mi sono sognato io stanotte. Il punto è che però è quello dove c'è veramente valore e quindi il tema è, a mio avviso, e qui siamo nel dominio dell'opinione, del, de, dell il focalizzarsi su Golden Path significa avere un team di piattaforma, investire su un team di piattaforma che sia specifico per il vostro dominio, specifico per le vostre case di utilizzo, specifico su il che cosa devo fare io come organizzazione. Non, il problema non è Kubernetes. Kubernetes è soltanto una piccola parte di, di tutta la storia e soprattutto... I Golden Path sono fatti non solo di roba tecnologica, sono fatti di documentazione banalmente, sono fatti di best practice condivise all'interno dell'azienda, sono fatti di cultura. Ok? E quindi, per chiudere, non so neanche se sono in tempo, forse sono in ritardo, no, sono praticamente in orario. Quindi, per chiudere, quali sono le cose importanti, a mio avviso? Il primo è che le vostre aziende devono, e questa è la risposta che nessun manager si vuole sentire dire, ok perché? perché è complicata, è veramente complicata. Quello su, cui bisogna investire è quello, diciamo, eh, quello su cui bisogna investire è il costruire la seniority dei vostri team affinché possano definire golden path, definire quali sono i modelli di utilizzo non soltanto del next ma anche del to be. Perché il 90% dei vostri costi sono nella gestione di quello che già avete e la risposta non può essere sempre il faccio la grossa migrazione. Ok? E soprattutto fate sì che qualsiasi golden path venga poi definito si trasformi in codice, codice di utilizzo perché è lì che c'è il valore. Ok? Quindi qualsiasi processo di rilascio io vado a identificare si deve trasformare in un processo automatico che i miei team applicativi possono utilizzare. Senza dover sapere, senza morire nel gestire quello che avviene sotto. E la seconda parte, che è appunto la parte di adozione di tecnologie cloud native, è importante perché io ci vivo di quello, quindi è ovvio che è importante. Ma è soltanto una piccola parte di tutta la discussione. Ok? E non ci si può aspettare che sia Kubernetes a mi prendo, mi tiro sul cluster ho risolto tutti i miei problemi, no. Ok? Il ruolo dei vendor quale deve essere a mio avviso? Quindi il ruolo di chi fa tecnologia quale deve essere? Quello di darvi i pezzi per rendere tutto questo processo il meno costoso possibile. E quindi darvi i building blocks per poter realizzare la vostra piattaforma come serve a voi, come serve ai vostri processi, come serve al vostro dominio. E non un modo opinionato di gestire solo il futuro e la risposta è devi migrare tutto a container. Perché non è realistico. Ok? Ho finito. Eh. Grazie. Ora, io sono nella expo area, mi vedete in giro. Quindi, se volete chiacchierare, fermatevi. Eh, a me fa piacere, sono davvero super contento di essere, di essere qui in presenza. E quello è il mio handler di Twitter se mi volete scrivere. Non so dove passare. Scrivete, scrivete. <ride> Grazie per uh, il talk, ho sentito un super applauso. Eh, beh, se ci sono domande direi ad alzata di mano, perfetto. Eh, <ride> intanto le ripeto. Vai. Tuo nome? Eh, Samuele. Samuel. Eh, Aspetta, facciamo così, facciamo così. Grazie. Innanzitutto complimenti per uh, il talk, molto molto interessante. Due brevissime domande. La prima è eh, riguardo al team cross funzionale di DevOps, ehm, siccome recentemente invece c'è anche chi sostiene che non può, cioè il team di DevOps deve essere i DevOps devono essere embedded, quindi tu proponi un modello ibrido con un modello cross funzionale, però nella mia esperienza eh, quando si hanno dei gruppi di DevOps con un chapter dedicato, il chapter diventa una specie di messa nera in cui tutti vogliono standardizzare le cose per poter fare le cose tutti uguali e quindi in tempo zero si va contro eh, il modello mh, per cui questo team cross funzionale, cioè tutti i DevOps vogliono utilizzare gli stessi tool, eh, anche gli stessi, gli stessi container, eh, gli stessi database, e il team cross funzionale viene spinto in sotto, nello schema che stai facendo, eh, avevi fatto tu, verso un team di Ops puro, perché comunque si riesce a tenere i DevOps più Dev eh, che Ops? Con, con un team cross funzionale, ti dico che allora mentre parlavi a me risuonava soltanto una, una cosa nella testa, e cioè, quanto sono vicine alle infrastrutture DevOps? Che dici tu? Cioè, loro. Nel senso, è una domanda non è retorica, è proprio vera. Nel senso che se devono scrivere il Terraform, e devono banalmente decidere che Terraform è il tool da utilizzare. Devono decidere che il modulo terraformo da andare a realizzare deve essere sempre lo stesso e siccome siamo sviluppatori mettiamo tutto a fattor comune per poi, dopo, forcare e, fare, e farci comunque ognuno i razzacci nostri. Eh, cioè il, te, che, il punto è: mi sembra che da quello che dici manchi il team di piattaforma, cioè non hanno le astrazioni che gli. Ok, quindi eh, vengo alla mi, seconda mini domanda. Sì. Eh, si può avere, un, cioè per le aziende che, sono, che sviluppano un prodotto software, okay, eh, si può esternalizzare, secondo te, il team di, di piattaforma e avere i DevOps eh, che sono più Dev che Ops? Eh, dipende, dipende da, da verso chi è la, risposta che non <ride> è la risposta con cui si vince sempre. Eh, dipende dall'altra parte che c'è. Ne possiamo parlare dopo comunque. Prossima domanda, nome? Michele. Michele. Io ho una domanda più legata invece alle persone, nel senso, grazie. Nel senso che tipicamente in, in questi cambiamenti di processi eh, poi le persone sono impattate. È chiaro che le persone hanno una grossa difficoltà a uscire dalla propria zona di comfort e questo sembra essere l'ennesimo processo distrattive che Mettere le persone in una situazione in cui devono nuovamente cambiare o vivere un nuovo modo di lavorare, soprattutto nelle grosse aziende, questo è molto sentito. Cioè, come si può aiutare queste, a rendere questo processo il meno dolore possibile? C'è qualche ricetta magica o è sempre il solito giorni, infinita, dove si continua a discutere nelle tecnologie? No, allora, secondo me in realtà è l'esatto contrario: cioè, il tema è proprio questo. Questa cosa che dici tu avviene quando tu hai gli sviluppatori che vengono buttati nell'arena del gestire infrastruttura, con la scusa del devi fare il DevOps quindi Jack of All Trades, devi sapere tutto di tutto eh, e quindi lì si che esci dalla zona di comfort, o al contrario se sei un sistemista, che non è una brutta parola, e vieni preso e buttato a fare roba che non è il tuo lavoro. Cioè questo modello ha il pregio che i verticali vengono rispettati e che il software viene utilizzato con la parte di self-serve and automate per il vero valore che ha e cioè creare contratti tra team. E quindi in questo modello in realtà lo sviluppatore continua a fare lo sviluppatore, avrai un DevOps che si sì, integra verso l'infrastruttura ma non entra nei dettagli implementativi e hai il sistemista che continua a fare il sistemista in una salsa o nell'altra. Ok? Il vero, il, il vero tema principale, cioè l'unica ver vera grossa difficoltà che vedo in questo modello è il fatto che il team di piattaforma deve ragionare come team di prodotto. E quindi se non sei abituato, cioè tu devi sviluppare e mantenere un prodotto interno, che è la tua piattaforma interna. E se non sei abituato a ragionare in ottica di prodotto, quella è una roba nuova che devi imparare. Altre domande? Non so se ne abbiamo, se ne abbiamo anche online forse. Abbiamo ancora 4-5 minuti più o meno. Quindi pensate nel frattempo, te ne faccio una. Io Ho una curiosità: a un certo punto hai detto: Kubernetes non è stato il primo tool uh, a perché io mi ricordo: io quando dicevi ah, nel 2013 se, se ci sono domande, interrompetemi: eh, la priorità, ovviamente va a voi. Mi, mi ricordavo che noi usavamo in realtà i container in produzione con Mesosferra che Ai tempi era di COS, che aveva una bella. Eh, nel 2013 appunto eravamo in prod. Uh, diciamo e, e non si capiva bene qual era lo scenario, se avrebbe ragione. vinto Kubernetes, no, se avrebbe no, vinto no, riferisco... Allora, quelli erano gli anni della cosiddetta orchestration war. Quindi vado a Docker, Docker Swarm, Docker Enterprise, ho cioè OpenShift, cioè, mi riferivo in realtà a un'altra roba, perché qui okay. per sotto erano. In realtà c'è stata una cosa che è arrivata molto prima, quasi dieci anni prima, che ti faceva esattamente quella roba lì, cioè ti esponeva delle API per consumare infrastrutture. Indovina un po' il cloud. <ride> in generale, cioè usare il cloud come cloud, il punto è quello. Perché se il io ho lo stesso la pensiero: del, la rivoluzione del cloud è stata proprio quella. Io ti mettevo a disposizione l'infrastruttura non tramite ticket, ma tramite una chiamata API. È stata la, cioè, quindi ti permettevo di, di consumare infrastrutture in maniera programmatica. Kubernetes è stato il next level, poi c'è stato Orchestration War, tutto quello che vogliamo, però il tema è: prima degli orchestratori c'era qualcos'altro. A ah, me, quando dici piattaforma, poi viene sempre in mente Roku, che è stata forse la prima piattaforma che ha scoperchiato il eh vaso sì. di Pandora e veramente si potevano fare delle magie fuori di lì. <ride> Ti ringrazio, grazie e... a voi. <ride> Terima kasih telah menonton!